Vola, Sinin. Dà un'occhiata. Le guardie qui sono vigili. Questo non è posto per te, prete! Vattene! Lascia via! Fermatevi subito! Qualcosa ti turba, padre? Badessa, guardate! Stanno bruciando i manoscritti! Perché non li fermate? Perché l'ho ordinato io. Cosa? Le carte che bruciano davanti a te sono un cumulo di bugie. Finché esisteranno, non sarai in grado di vedere il mondo per quello che è. Bugie? Badessa, ma che vi è successo? Noi siamo tutti figli di Dio. Non potete rinunciare a Lui in questo modo, ve ne prego. Siete ancora in tempo per pentirvi. Dio vi perdonerà, sapete che lo farà. La tua mente è stata avvelenata, ma non temere. Noi abbiamo l'antidoto. Daremo un nuovo esempio, un modello per tutti. Voi siete uscita di senno. Non ve la caverete in questo modo, non lo permetterò. Non lo dirai a nessuno. Nessuno potrà sentirti gridare. Se non sopporti di vederli bruciare, brucerai con loro. Voglio che distruggiate tutto. Ogni testo. Ogni manoscritto, ogni singolo pezzo di carta. Tutto. È tempo di farla finita. Sì. Fiamma. La badessa e la fiamma. Ucciderà chiunque la ostacoli. Devo mettermi fra lei e la sua prossima vittima.
quella le impurità. Ed è nostro dovere purificare il futuro di Yor. Qualcuno può dire qualcosa? Non sei la fiamma, ma ti ho in pugno. Thor, dammi la forza! Ispeziona l'aria, Sinin. Manda la badessa e portami qui tutti i testi. Cosa? Frey, Thanos! Fuma! Questo fuoco che mi brucia dentro, l'ho sempre avuto, il desiderio di compiere qualcosa di grandioso. Ma quella via mi è stata preclusa. Giudicavano i miei metodi troppo severi. Mi hanno scacciata, umiliata e disprezzata. Ma l'ordine ha deciso di credere in me. Ha compreso che era il coraggio a guidarmi. Il coraggio di cambiare il mondo in meglio. La via mi è stata aperta. E tu hai scelto di seguirla per distruggere ciò in cui non credevi. Abbiamo visto più e più volte cosa accade quando le persone sono lasciate libere di interpretare. La conoscenza va controllata. Solo così il messaggio può essere compreso appieno. Il giorno in cui la verità sarà una sola, si avvicina. Un'unica verità. Ecco ciò che offre l'ordine. Questa donna voleva accendere una nuova fiamma, ma con la violenza, non con l'insegnamento. La tua purificazione finisce qui. Il mio lavoro è incompleto, ma non è stato vano. Altri proseguiranno la mia opera, poiché uno dei quattro è con noi. Cosa hai detto? Che significa? Ora me ne andrò. Diventerò fiamma e arderò luminosa per sempre, senza mai spegnermi. A Helheim, dove il fuoco è freddo e crudele. Tornare da Ljúfvin. Deve sapere che ruolo aveva la badessa. Ricordate su fratello.
Che notizie porti? La fiamma ha smesso di ardere. Era la badessa di Jorvik, Ingeborg. Per gli dèi, non l'avrei mai detto. Quest'ordine non ha davvero limiti. No. E spesso sono i più insospettabili a portarne avanti la causa. La badessa intendeva bruciare tutti i testi cristiani della città e distruggerne gli ideali. Ha pronunciato una frase che mi ha colpito. Uno dei quattro è con noi. Quattro? Ma ci sono solo tre obiettivi a Jorvik. Ci sta sfuggendo qualcosa. Maledetti Pitti! Non solo sono i padroni del nord. Quei selvaggi ora vagano liberi anche nelle nostre terre. Jor dice che abbiamo spie sul campo. Li avevamo! Solo una ha fatto ritorno. Una maschera di sangue con le ossa rotte. Che Hel se li prenda! Ljufbina, mi concedi un momento. Anche Jor se c'è. Sì, sono subito da te. Ne mancano ancora due. Le proteste al molo si fanno sempre più assordanti. Prova a indagare. Prima o poi scoprirai qualcosa. Deposito merci. Deve essere qui che tengono le merci dei mercanti. Ti ammazzo! Il deposito è sorvegliato. L'ordine interessano questi moli. Che stai facendo? Dovresti essere al mercato. Lo so, io non riesco da quali mercanti devo riscuotere. Posso crederci. I drappi neri. Sembra che le proteste dei mercanti non siano mai arrivate al consiglio. Era qualcun altro. Stai giocando col fuoco, ragazzi. L'ago potrebbe pungerti per molto meno.
merci esotiche confiscate. Sono molto preziose. Forse interessano alla mano rossa. Ricchezza da accumulare. La puntura di un ago. Sono sulla pista giusta. Dunque, il mastro sequestra i carichi e usa i mercanti per rivenderli al mercato. Quelli coinvolti portano dei drappi neri. Attirerò la loro attenzione mostrando in giro un po' di argento al mercato. Il mercato di Coppergate. Mostrerò dell'argento ai mercanti. Forse così mi daranno retta. In che senso un problema? Non ne sono sicuro, ma credo che il lago abbia chiesto più protezione. Ci vediamo qui all'imbrogliato. Andremo insieme da loro. Le guardie torneranno qui con il buio. Potrò seguirle e farmi condurre dal lago. Amica mia, l'argento che ho con me farebbe affondare la mia nave. Mi aiuteresti a spenderlo? Vuoi abbassare la voce? Ti farai ammazzare se lo urli così ai quattro venti, specialmente qui. A cosa serve un mercato se non sono libero di spendere i miei averi come voglio? Vuoi liberarti del tuo argento? Bene, prova nei vicoli. Ora sparisci. Per dove? Prendilo! Mehdai, quei! Arvete! Salute, amico! Ho qui un po' d'argento che voglio spendere. Vuoi aiutarmi? Che cos'hai lì? Non mi è rimasto nulla, ma il mercato di Coppergate è il posto giusto. Chiedi in giro, troverai qualcuno pronto ad ascoltarti. Ti ringrazio. Ho sentito che in questo mercato gira una gran quantità d'argento. Ho qualcosa che può interessarti. Dovresti parlare con Grigori, il mastro di porto. Scusa, tu chi sei? Uno che vuole fare affari. Con Grigori. Non ti riconosco. E comunque ho già parlato troppo. Vattene. Ti ho sentito parlare di argento. Ho una grossa somma da spendere. Non voglio regalarla a un accattone. Cosa hai capito, idiota? Io sto con i pezzi grossi. Vuoi dire lago? Hai qualcosa che gli interessa. Se vuoi fare uno scambio, vai alla statua vicino alla porta est. Ci andrò. E tu fa attenzione, ragazzo. Chi, io? Ah, ti prego, la mia spada è la più grande di tutte. Andare dall'altra parte. Cosa vedi?
Spiega le ali, Sinin. Carri vuoti. E un drappo nero come indicazione. Il posto è qui. Ti nascondi tra i topi, Ago. Tipico. Deve esserci un'altra entrata. Devo essere visto in quest'area. Rumore di metallo. Un'officina nelle fogne. Qual è il ruolo del lago? Quanto argento. Le casse ne sono ancora piene. È parte dei beni sequestrati. Fondono l'argento per coniare lingotti e monete. Che cosa vogliono farne? Sono sorpreso di vederti strisciare qua giù. Tu! Questo non è il tuo posto! Qui al porto è tutto in regola. Credo tu abbia detto così. E poi ti ritrovo qui, a nuotare nell'argento guadagnato con i sequestri. Sei tu, Lago, o sei un'altra delle sue pedine? Hai capito male. Il tessuto del mondo è consunto, lacerato, strappato. Lo vedi? Qualcuno deve assumersi il compito di ricucirlo. Qualcuno che abbia mano decisa e ferma, che sappia usare un ago, proprio come me. Come poeta fai schifo, ma almeno mi hai dato una risposta. Sì, beh, tutti abbiamo un punto debole. Il tuo deve essere il ferro che ci separa. Credi che i tuoi uomini mi fermeranno? Io non li sottovaluterei. La mano rossa è fedele alla causa. Non posso dire altrettanto dei mercanti. Fate presto, raggiungetemi al mercato quando avrete finito. Cosa? No! Oh, sono arrabbiato. Vinceremo con la bestia. È finita. No, fuoco! Thank you.
maledetto. Ce l'avevo quasi in pugno. Chiuderò questa storia al mercato di Coppergate. Camminiamo un po', fa bene alla salute. Grigori! È bello godersi quest'aria, questa vista, i suoni, gli odori. Ti prego, Grigori, non credevo ti importasse, erano solo poche monete. Shh, ti capisco, la colpa non è tua, è mia, perché non ho creduto che nella tua testa ci fosse solo un grande vuoto. Con tutto l'argento che ti ho dato, non mi è rimasto niente per sfamare me e i miei figli. Ti prego, cerca di capire. Oh mio Dio. Mercanti di Jorvik, vi ho promesso un futuro ricco di opportunità. E cosa vi ho chiesto in cambio? Vi ricordate? Lealtà. Lealtà! E questa sia una lezione per chiunque pensi che ostacolarmi sarebbe una buona idea. Quest'area è chiusa. Bambino, pensavo che la neve fossero lacrime di Dio congelate dai nostri peccati. Stremato dalla fame, guardavo il cielo sperando che piangesse per me, che volesse salvarmi. Ma non fu Dio a salvarmi, fu lo scrigno. Mi portò in una bella casa, mi offrì lauti pasti, un letto caldo. Per la prima volta qualcuno tese la mano e mi mostrò umanità, compassione. E fu allora che feci un voto. Promisi di non voltare mai le spalle a chi mi aveva salvato in assenza di Dio. E hai servito lo scrigno, sapendo bene di cosa fosse parte. L'ordine ci aveva fatti incontrare. Ero in debito e mi sono sdebitato salvando questa città dall'autodistruzione.
Quel debito l'ha motivato. Ha pervaso il suo Hugr. L'ha guidato. E non l'ha più abbandonato. Ma tu non hai mostrato la stessa compassione. In troppi hanno sofferto per mano tua in tutto questo. È vero. Forse mi merito questa morte. Ma sono solo un misero ingranaggio in una macchina che opera inarrestabile. Non per molto. Dove andrai? Non ci saranno lacrime ad andare. Che notizie porti? Lago non pungerà mai più. Ben fatto, Eivor. Chiunque si nascondesse dietro quel nome. Amore mio, c'è stata un'aggressione al mercato. Il mastro di porto, Grigori, è morto. Lago vendeva le merci sequestrate e accumulava argento per lo scrigno. Non ne aveva l'autorità. Chi avrebbe potuto credergli? Il sigillo del consiglio. Cane. La faccenda si complica. L'idea che se lo sia procurato è preoccupante. Devo terminare i preparativi per la festa di Yule, ma terrò orecchie tese e occhi aperti. Fate attenzione. Un prezioso sigillo. E un indovinello. Uno dei quattro è con noi. Uno dei quattro. Rixige. Faravid, Audun e... Yor, i quattro membri del consiglio. Dobbiamo perquisire i loro uffici mentre sono occupati con la festa di Yule. Sì. Sì, vieni, all'archivio. Forse mi è sfuggito qualcosa. Lo scopriremo presto.